Mister Pezzatini, non partiamo dal risultato perché è arrivato beffardamente con il classico, con il più classico gol dell'ex. Un'analisi ad una partita che insomma è stata roboante fino alla fine. Allora, intanto devo fare comunque complimenti alla mia squadra perché nelle situazioni anche negative si sono, diciamo così, succedute in questa partita, siamo rimasti dentro e addirittura siamo venuti fuori da queste situazioni anche con buona personalità, a dispetto anche di qualche assenza che poteva essere pesante. Poi vabbè, il risultato finale ci condiziona pesantemente, ci condanna pesantemente, perché onestamente la partita era incanalata sul pari, poi è andata in quel modo lì. Una partita incanalata sul pari che la Sinalunghese poi ha giocato nel secondo tempo con anche un'inferiorità numerica che però dal campo, non, cioè perlomeno dalla tribuna, non si è vista poi riportata sul campo, perché comunque la squadra si è riassestata abbastanza bene nonostante l'espulsione di Bucaletti. Sì, diciamo che a quel punto lì abbiamo tenuto bene il campo, non volevamo concedere niente alla Castiglionese tranne un tiro da 30 metri che si può concedere, insomma. Abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissato. Inoltre, secondo me, abbiamo costruito quelle due o tre situazioni anche su palla inattiva con la velocità di Bencini e Papa, che ci poteva portare addirittura all'intera posta. Anzi, addirittura mi ricordo un'occasione di Asparrone con un tiro che ha lambito la traversa, che meritava miglior fortuna, però noi adesso siamo in un momento in cui non possiamo concedere nulla all'avversario, figuriamoci una doppia ammonizione per simulazione. Queste sono cose su cui dobbiamo lavorare e migliorare. Per quanto riguarda gli infortunati, si spera di recuperare qualcuno per domenica prossima, visto che insomma la situazione non è delle più rose. No, speriamo di sì. Credo che rientreranno in settimana un paio di giocatori e vediamo adesso Vigiardi come va l'ecografia. Poi non avremo Bucaletti per squalifica. Parlando del prossimo match, a questo punto, insomma, diventa una trasferta che il campionato ancora è molto lungo, quindi Noi dobbiamo ritrovare la serenità. Noi dobbiamo ritrovare la serenità. Secondo me questa partita ci ha dato qualche certezza nel modulo, nell'interpretazione stessa dei giocatori. Ed essere un pochino più tranquilli, questo sì, perché in certi momenti andiamo in affanno psicologico, quindi dobbiamo trovare la serenità per iniziare a portare a casa risultati già da domenica prossima.